Il 23 giugno, come in tutta Italia e anche in molti paesi del Vallo di Diano, si è celebrata la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, comunemente nota con le espressioni latine Corpus Domini, Corpo del Signore. Molto sentita e partecipata a Sala Consilina la celebrazione di quest'anno, che rispetto agli anni precedenti, fedeli delle varie confraternite, delle procure e dei comitati festa hanno unito le loro forze e si sono prodigati con grande impegno per decorare le vie principali tra il centro storico e la statale 19, con bellissimi tappeti di fiori e foglie, rappresentanti immagini sacre e predisponendo la famosa infiorata. I vari gruppi hanno iniziato i decori di quadri floreali dalla piazza Umberto I e poi lungo la via Mezzacapo sino ad arrivare alla parrocchia di Sant'Antonio. Alla processione di fedeli, accompagnata dalla banda musicale di Bracigliano, hanno preso parte i sacerdoti delle comunità parrocchiali di Sala Consilina, autorità civili, politiche e religiose, bambini in abito bianco della prima comunione e centinaia di fedeli. La processione eucaristica, partendo dalla chiesa di San Pietro Apostolo di Sala, subito dopo la Santa Messa, ha fatto tappa in piazza per la solenne benedizione, si è poi snodata lungo via De Petrinis e sulle vie del centro del paese. Per terminare, presso la parrocchia di Sant'Antonio, dove nell'antistante piazzetta si è tenuto uno spettacolo di fuochi pirotecnici per terminare così la solennità del Corpus Domini. Mentre l'associazione culturale Sant'Arsenio ieri, oggi e domani ha promosso un'iniziativa di grande importanza per la comunità sant'arsenese che tra le altre cose ha visto coinvolti attivamente diversi giovani del paese. I ragazzi dell'associazione, guidati dal presidente Giuseppe Greco, coadiuvato dall'aiuto anche di alcuni cittadini, grandi e piccoli, hanno realizzato l'infiorata per il Corpus Domini dinanzi la Chiesa Madre del Paese, un'iniziativa appoggiata dal parroco Don Angelo Fiasco, che ha visto creare un importante connubio tra la celebrazione del Corpus Domini nella processione eucaristica con la valorizzazione delle bellezze delle piante del territorio. Da vari giorni era iniziata la raccolta delle ginestre e dei fiori per colorare il grande disegno realizzato per l'infiorata, un'occasione molto bella e divertente anche per i più piccoli che hanno avuto modo di apprezzare e conoscere le bellezze naturalistiche del territorio mediante l'osservazione di piante e insetti stupendi. Infine, con una grande quantità di fiori e piante, sono stati riprodotti i simboli del Corpus Domini e del vessillo comunale di Sant'Arsenio.